E come già anticipato, eccoci finalmente qua a correggere un vero e proprio esame universitario di ingegneria. Insomma, se riusciamo a farlo, siamo diventati proprio degli ingegneri ormai. Ma scherzi a parte, adesso ringraziamo prima di tutto Alessandro che ci ha fornito le tracce universitarie. Un saluto anche a Massimiliano che stava facendo un esame e che spero gli sia andata bene grazie ai video del canale. E vediamo un po' adesso come capire questo esame che parlava di un'applicazione di messaggistica, ok? Calmiamoci, non prendiamo paura, non è ancora niente a livello di WhatsApp e cose simili super difficili. È comunque un'applicazione che ci fa capire come gestire i diversi oggetti, come farsi scambiare i diversi dati. Insomma, ci sono delle classi che devono parlare tra di loro e scambiarsi i dati. Questo esercizio l'abbiamo fatto sia io che l'altro controller originale, quindi mio fratello, così possiamo farti vedere anche lo stile diverso di due programmatori, ok? Quindi l'abbiamo corretto entrambi ed entrambi abbiamo fatto una piccola parte di video, più o meno metà ognuno. Abbiamo utilizzato molti strumenti che non abbiamo ancora trattato completamente sul canale, come le queue, le priority queue, le dequeue, i record, le sealed classes, insomma un bel po' di cose. Spero che ti piacerà. Cominciamo. Ed eccoci qua finalmente al momento che tutti stavamo aspettando, la correzione di un vero e proprio esame universitario. Insomma, se facciamo questo siamo diventati ufficialmente degli ingegneri, ok? Quindi occhio, massima attenzione. Tra l'altro questa è una prova, io ho tenuto l'esercizio così com'è, ma se vedi che il tuo attention span sta calando me lo devi far assolutamente sapere nei commenti e mi incaricherò personalmente di cambiare il testo dell'esame universitario in qualcosa di molto più bello e divertente alla Code Brothers, invece di utilizzare persona, contatto, codice fiscale, ma magari utilizziamo insomma il formichiere contabile che ha il suo numero di zampe, roba del genere, sempre mantenendo ovviamente una certa difficoltà e rigore che richiede un esame come questo. Quindi, esercizio 1 era quello più consistente perché l'esercizio 2 era tipo niente. Si vuole implementare un programma per la gestione delle notifiche di un'app di messaggistica istantanea tra diversi account. Ok, interessante. Abbiamo 4 classi, persona, contatto, messaggio e app, rispettivi costruttori, getter, setter, toString, li sappiamo fare, giusto? Per la classe persona gli attributi sono questi 3. Per la classe contatto, che deriva da persona e ci sta dando quindi un dato, dobbiamo usare l'ereditarietà, gli attributi sono email, tipo di contatto, password, e il tipo di contatto può assumere 3 valori, amici, parenti, conoscenti, 3 valori, quindi cosa ci viene subito in mente? Un bel enumeratore che vedremo tra l'altro nelle puntate dopo questa correzione. Come sempre ti faccio vedere le cose in anticipo e ti sparo la lezione dopo. Per la classe messaggio gli attributi sono mittente e qua ci specifica l'account email che ha inviato il messaggio, quindi ci tornerà utile sapere, secondo me, che questo mittente in verità è l'account email, vedremo dopo come utilizzarlo. E poi orario e testo. Nella classe app si implementino le strutture dati, ok, queste strutture dati quindi saranno delle classi, saranno delle strutture che ospiteranno all'interno la nostra logica. Idonea alla ricezione e alla visualizzazione a schermo delle notifiche dei messaggi. Nel dettaglio, la struttura che consente la visualizzazione a schermo delle notifiche mostrerà i messaggi a partire da quello più recentemente ricevuto, quindi dovremo ordinare in qualche modo i messaggi che stanno dentro la visualizzazione per un massimo di 3, fino di 3 notifiche per ogni tipo di contatto, ok? Quindi dentro visualizzazione dovremo ordinare i messaggi dal più recentemente ricevuto per ogni tipo di contatto. La struttura della ricezione, l'altra classe che troveremo all'interno della app, invece ospiterà un buffer. Ehi, buffer non è quel buffer reader, buffer cose che magari avrei visto da qualche altra parte. Buffer qua è inteso come zona di memoria, ok? Perché un buffer in verità è solo una zona di memoria. Quindi buffer può essere qualunque cosa, una redista ad esempio, una mappa, ok? Questo è un buffer. I messaggi che non sono ancora stati mostrati a schermo e prevede i seguenti metodi, quindi dentro la classe ricezione abbiamo 3 metodi. Ricezione inserisce solo i messaggi nel buffer di ricezione, quindi nella struttura, nella zona di memoria che avrà ricezione. Visualizzazione estrae dal buffer, che ha la nostra struttura ricezione,
e memorizzerà nell'apposita struttura. Quindi li prende dalla struttura di ricezione e li ficca dentro un altro buffer, quello della visualizzazione. Infatti, per essere visualizzati come notifica a schermo, a seconda del tipo di mittente, a meno delle due eccezioni. Ok? Quindi dopo dovremo andare dentro la visualizzazione, giusto? Quella che c'è qua, che mostrerà i messaggi a partire da quello precedentemente ricevuto. Ma occhio che mostra i messaggi non è che li stampa a schermo, perché questo è compito di lettura che sta dentro la classe ricezione, che stampa a video le notifiche e rimuove il messaggio dalla struttura dati di visualizzazione, ok? Quindi ricezione si occuperà di togliere dal buffer di visualizzazione. A seconda del tipo di contatto di cui si vogliono leggere i messaggi. Abbiamo tutte le carte per cominciare. Ti ho messo dentro un po' di commenti, così riusciamo un po' a giostrarci e vedere dove finiamo. Ecco la nostra classe app. Ma prima di passare a tutta la logica di app, vediamo velocemente persona, che ha tutte queste cose qui, con i toString, contatto, che estende persona, come ci ha detto infatti, email, tipo di contatto, password, va bene, eccola qua, tutti i toString, eccetera. Il tipo di contatto, che è un enumeratore, che ha amici, parenti, conoscenti. Il messaggio che ha il mittente, ok, che corrisponderà all'email, quindi secondo me questo possiamo anche refactorarlo e chiamarlo email, in my humble opinion. E poi abbiamo il nostro main con tutte le cose che andremo a stampare alla fine. E ora possiamo tuffarci a pesce finalmente dentro la nostra classe app a vedere di che si occupa. Partirei dalla struttura ricezione. Intanto vediamo. Dentro app abbiamo una classe statica che è visualizzazione e una classe statica che è ricezione. Ok? Dentro la classe visualizzazione avremo poi i metodi visualizzazione e leggi. Ma perché abbiamo questi due? Per capirlo dobbiamo partire da ricezione. Ricezione ci ha detto ospiterà in un buffer i messaggi non ancora mostrati a schermo. Va bene? Quindi creo la mia classe statica ricezione. La classe ricezione avrà bisogno di un buffer, il buffer di ricezione. Qua andiamocela a prendere. Vediamo infatti che la ricezione ospiterà in un buffer i messaggi che non sono ancora stati mostrati a schermo. Bene, quindi qua ci finiranno i messaggi non ancora mostrati a schermo, dentro una mia hashmap. Questa hashmap com'è stata fatta? Ha un tipo di contatto e una lista di messaggi, perché io devo capirlo in base al tipo di contatto e ogni tipo di contatto sarà associato a una lista di messaggi. Successivamente ho anche un altro field, visualizzazione. Visualizzazione mi serve perché abbiamo visto che ricezione si deve rifare a quello che c'è dentro visualizzazione. Quindi dovrà tipo rimuovere quello che sta nel suo buffer, eccetera, eccetera. Quindi avrò bisogno di una visualizzazione all'interno della mia ricezione. Tra l'altro, questa cosa si chiama composition over inheritance, ok? Io uso la composizione, metto dentro ricezione quello di cui ho bisogno invece di utilizzare l'ereditarietà. Ed ecco che mi vado a costruire nel mio costruttore ricezione, che prenderà in input una visualizzazione. Poi, vediamo i tre metodi di cui ci ha parlato il testo. Ricezione, visualizzazione, lettura. Sono i tre metodi di cui aveva bisogno. Ricezione, ci ricordiamo tutti? Un messaggio viene inserito nel buffer di ricezione. Vediamo la ricezione, che prende un messaggio e un contatto. Perché ci ho messo contatto e non tipo di contatto? Perché messaggio, ok, che vediamo dentro a un'email, metti che io lo sto scrivendo con l'email folder, lo vediamo proprio nell'esempio del main, ti spoilerò un attimo, io creo un messaggio con l'email folder, va bene? E questo messaggio fa parte di un tipo contatto amici, ok? Ma se io al posto di contatto utilizzavo tipo di contatto, allora qui potevo dire che folder era di conoscenti oppure parenti. Insomma, stavo decidendo io da fuori di chi era l'email corrispondente. E invece io faccio un controllo. Ovvero dico, se l'email del messaggio non è uguale all'email del contatto,
Allora ti dico, stai aggiungendo due cose diverse. Non puoi aggiungermele in sto modo. L'email sta dentro un messaggio e l'email sta anche dentro il contatto. Quindi un contatto deve essere compliant, no? Il contatto e l'email devono anche corrispondere. Tu non puoi mandarmi un messaggio da parte di un altro contatto. Quindi, se non esplodo, allora buffer di ricezione, compute if absent e tutta sta cosa qua. Che significa? Tra l'altro ti sto facendo anche vedere le lambda che vedremo nelle prossime lezioni. Finalmente ci stiamo arrivando, manca pochissimo. Allora, buffer di ricezione, lo vediamo qua, è una nuova hashmap, ma non ha niente, ok? È vuoto. Allora io dico compute if absent. Ti sto dicendo, io ti metto dentro questo tipo di contatto e ti metto dentro anche cos'è che ci voglio associato. Leggiamo. If the specified key is not already associated with a value, quindi se la chiave che ti sto dando, il tipo di contatto, magari amici, non è associata a un valore, quindi magari il nostro ArrayList, prova attempts to compute its value using the given mapping function and enters it into this map unless null. Quindi lui mi crea il nuovo ArrayList associato a questa chiave e poi me lo ritorna. Vediamo, returns the current value associated with the specified key or null if the computed value is null. Va bene? Quindi in questo modo io mi evito di creare tante hashmap o tante altre cose per inserire tutti i miei messaggi, i miei tipi di contatto, perché ci posso solo mettere contatto.get tipo di contatto, per amici lui mi creerà da solo il nuovo ArrayList, per conoscenti lui mi creerà da solo il nuovo ArrayList se non c'è già, e per parenti lui mi creerà da solo il nuovo ArrayList se non c'è già. Mi ritorna questo ArrayList e io ci posso fare add messaggio e inserirò quindi in una riga cose che avrei fatto in molte, molte, molte più righe. La figata assurda del compute if absent. Bene, passiamo alla seconda cosa, visualizzazione. I messaggi sono estratti e memorizzati nell'apposita struttura che poi si occuperà di mostrarli a meno delle due eccezioni. Quindi, vediamo, i messaggi sono estratti e memorizzati in base al tipo di contatto. Allora io dico, senti, buffer di ricezione, che mi hai già messo dentro tutte queste cose, mi creo una nuova hashmap a partire da buffer di ricezione e la chiamo messages received to pass, perché questi messaggi ricevuti li dovrò passare alla struttura di visualizzazione. E ho una hashmap tipo di contatto list messaggio, perché ovviamente deve essere uguale a quella di buffer di ricezione. Ora chiamerò visualizzazione nella struttura visualizzazione. Perché lo faccio? I messaggi sono estratti e memorizzati nell'apposita struttura. Questo è l'unico compito che ha visualizzazione che sta nella classe ricezione, ok? Ma dopo che lui ha memorizzato i dati nell'apposita struttura, basta. Il resto del compito, quello delle eccezioni e di tutte le altre cose, sta in visualizzazione. E dopo che l'ho fatto, io clear, pulisco, va bene, il mio buffer di ricezione. Removes all of the mapping from this map. The map will be empty after this call returns. Ok, svuoto la mia mappa. Quindi, ora che ho copiato i messaggi dentro visualizzazione, andiamo effettivamente a vedere cosa fa. Eccomi qua, sono dentro la classe visualizzazione nel metodo visualizzazione. Lei si prende un tipo di contatto e la mappa che le ho appena inviato, giusto? Perché mostra i messaggi dal più recente fino a un massimo di 3 notifiche per ogni tipo di contatto, questo è il suo compito. Allora, se io mi sto facendo dare il tipo di contatto e lo utilizzo per prendermi dalla mia mappa la lista di messaggi e questa è null, allora mi stai passando un buffer vuoto, no? Ed ecco che esplodo. Throw new buffer vuoto exception. Ora che abbiamo visto tutta la lezione sulle eccezioni, buffer vuoto exception, extends runtime exception, messaggio, ta ta ta. Questa è la nostra eccezione. Non ci sono messaggi in sto buffer. Se ci sono messaggi, invece, io prendo la messages and types to store. Perché una queue di messaggi? Ora lo vediamo. Messages and types to store.
compute if absent di nuovo, ok? Quindi creerò per ogni tipo di contatto la rispettiva queue, e dato che queue è una interfaccia, allora io la faccio implementare da una priority queue che abbiamo già visto, no? Questa priority queue si può prendere un comparator. E da cosa lo vediamo che se ne può prendere uno? Beh, control Q, Java util comparator. La nostra priority queue si può pigliare nel costruttore un comparatore. Ma cosa fa questo comparatore? Grazie a lui noi possiamo comparare gli elementi della nostra queue. La queue non è nient'altro che, come dice il nome, una fila. E la priority queue è una fila ordinata in un qualche modo. E come la ordiniamo in questo qualche modo? Con un comparator. Ma il comparator, per chiamare comparing, ha bisogno che i suoi elementi siano comparabili. Ma messaggio non è comparabile, avrebbe bisogno di fare implements comparable e invece non lo fa. Tuttavia messaggio ha orario, local date, che se volessimo essere proprio più fighi dovremmo fare un local date time, ma vabbè, lasciamolo come local date. Local date, se ci entriamo, vediamo che fa tutte queste cose, e tra queste c'ha chrono local date, e se ci entriamo cosa vediamo? Comparable, ta-na-na. Ora ritorniamo alla nostra priority queue. Comparator.comparing prende quindi l'orario del nostro messaggio, quindi per ogni messaggio che noi andiamo a inserire nella nostra priority queue lei lo compara con un altro messaggio. In che senso? Allora, dato che non abbiamo fatto ancora la lezione sulle lambda, ti faccio vedere magari dietro le quinte cosa accade velocemente. Quando noi facciamo un comparator, è come se ci fosse new comparator e poi inference methods, lasciamo solo questo. Ok, è come se dietro le quinte ci stesse comparando le cose in questo modo. Io qua gli metto un comparatore di messaggio, qua lo faccio diventare messaggio 1, messaggio o 2, e lui sta facendo dietro le quinte o1.getOrario, ok, punto compare to o2, sì, o2.getOrario, ok? E sta comparando le nostre cose in questo modo. Ma cosa vuol dire comparare l'orario del messaggio 1 con l'orario del messaggio 2? Compare to funziona in questo modo. Lui mi ritornerà un valore negativo oppure uno positivo, come leggiamo qua. Vediamo se c'è scritto. The comparator value, negative if less, positive if greater. Quindi se è più piccolo ci ritorna un valore negativo, se è più grande ci ritorna un valore positivo. E in base a questo lui sa come ordinare i messaggi all'interno della nostra queue. Se sto usando il comparatore e il primo orario è più piccolo, mi dà un segno meno e li ordina poi in tutto questo modo al suo interno. Ma è una cosa che vedremo più avanti nella lezione sui comparatori. Anzi, ti dirò un qualcosa di più, lo vedremo anche nella prossima correzione dell'esame universitario, perché non mi dimentico delle email che ci mandate, ok? Insomma, te l'ho voluto far vedere per farti vedere solo quanto ci può tornare utile una priority queue. Questa non è una lezione sulla priority queue e su come si utilizzano i comparatori, lo faremo sicuramente più avanti, ma ti volevo solo far vedere come possiamo ordinare in un attimo, sfruttando già le strutture che esistono in Java, nel nostro collection framework di cui ti avevo parlato, senza da soli noi metterci a creare cicli for che controllano se una data è più nuova, eccetera eccetera. Lo facciamo in una riga. New priority queue, comparator.comparing, messaggio, method reference, get orario. Questo è un argomento che faremo dopo le lambda, va bene? E dopo che ho fatto tutta sta cosa, aggiungo ad all input messages get contatto tutti i messaggi, va bene, di cui ho bisogno in base a questo tipo di contatto. Ta-dan! Allora, input messages.get mi ritorna, come ci dice lei, returns the value to which the specified key is mapped, quindi il valore è la mia mappa, e me lo andrò aggiungere. E così posso finalmente aggiungermi tutti i miei messaggi, quindi la mia list di messages, perché faccio input messages.get contatto, va bene? E quindi mi prendo la mia lista di messaggi e me la andrò aggiungere al value
di questo Computive Absent. Qual è il value di questo Computive Absent che mi va, che lo vado a chiamare su Messages and Types to Store? Questa queue di messaggi che è implementata come una priority queue. Quindi dentro sta priority queue ci vado ad inserire tutti i miei messaggi. Non è una novità, visto che era una queue di messaggi. Va bene? Infine, dato che per un massimo di 3 notifiche, se io mi accorgo che Messages and Types to Store, quindi la mia queue di messaggi, ha una size maggiore di 3, allora intanto la ripulisco tutta, la svuoto, ok? E poi mi faccio esplodere e dico troppi messaggi in una sola volta, va bene? Così poi tu mi puoi richiamare, mi puoi riaggiungere tutte le cose come prima e farmele stampare correttamente. Arriviamo alla fine. La fine è il leggi, la lettura che stava dentro la nostra ricezione. Stampa video le notifiche e rimuove il messaggio dalla struttura di visualizzazione a seconda del tipo. Ok, quindi dentro ricezione noi ci abbiamo la lettura in base al tipo di contatto, ok? Quindi chiamerà visualizzazione.leggi. Perché lo faccio così? Perché è compito di visualizzazione fare tutte queste cose. Ricezione va solo a chiamare il metodo che sta in visualizzazione, ok? Ma è sua la responsabilità della struttura visualizzazione, che in base al tipo di contatto, cosa fa? Messages and types to store, get contatto. Quindi dalla struttura di prima, che abbiamo appena visto, lui si prende la mia queue di messaggi, che sono i messaggi da leggere. Se la queue è vuota, allora vuol dire che, zio, chiamami prima la visualizzazione, se no son vuoto, ok? Quindi devi prima chiamarmi la visualizzazione per mettere dentro i messaggi, se no non c'è niente da leggere, e arriviamo alla fine. Instream.range, insomma il nuovo modo di fare i for che vedremo, instream.range, fammi un for da 0 fino alla size dei messaggi da leggere e per ogni messaggio, allora tu stampami il messaggio da leggere. Poll. Poll è semplicemente il metodo che usi sulle queue, in modo tale da farti restituire sempre la head, ok? Poi ti puoi approfondire le queue quanto desideri, ma il metodo poll è semplicemente quello che si usa sulle queue, perché sono un'altra struttura, non ci fai le cose che ci fai sulle ArrayList e sulle map, funzionano in modo diverso. E infine, messages to read, clear, va bene? Abbiamo ripulito proprio come ci aveva chiesto il testo. Quindi siamo pronti per andare a vedere in funzione tutto quanto. Eccoci nel nostro main. Allora, creiamo delle date, va bene? Creiamo dei contatti, creiamo dei messaggi e siamo pronti. Ora io chiamo 3 volte ricezione. Mi sembra che avessi provato a copiare la cosa che chiedeva qui. Creo 3 messaggi. Ricevo un messaggio, visualizzo un messaggio che lancia eccezione. No, forse non l'avevo copiato. Allora, creo 3 messaggi e chiamo la visualizzazione. Così mi sposta questi messaggi dentro l'altra struttura e io posso leggerli. Poi ne aggiungo altri 2, li sposto nella struttura e posso leggerli. Vediamo. Magari questo è amici, lui lo metto parenti. E vediamo che succede se cambio con parenti. Eh sì, parenti, via, boom, è esploso, come mai? Allora, visualizzo i messaggi, giusto, ha chiamato visualizzazione e poi ha chiamato lettura. In lettura ti dovevo stampare solo il testo, ma ho deciso di stamparti proprio tutto il messaggio, così vedi che la nostra priority queue ci ha ordinato tutto secondo la priorità che volevamo noi. Del comparatore, del testo, eccetera, eccetera, il testo dell'orario 70, 71, 72, dal più recente al più vecchio. Questa persona ci ha mandato un messaggio a distanza ogni volta di un anno, forse non era tanto amico. Poi, visualizzo i messaggi, boom, è esploso, non ci sono messaggi in sto buffer. Ma perché non ci sono messaggi in sto buffer? Perché io ti sto chiedendo la visualizzazione e te l'ho chiamata con un tipo contatto amici. E se noi andiamo dentro la visualizzazione, tipo contatto amici, allora io vado a passarmi questo contatto in visualizzazione, vedo che succede, ecco il mio contatto, faccio get null
boom, esplode, non ci sono messaggi in sto buffer. Perché non ci sono messaggi in sto buffer? Perché io qua avrei dovuto fare parenti e quindi poi lettura di parenti. Se io faccio in questo modo, cosa succederà? Ta-da-dan, ci ha trovato tutto. E se io provo a leggere amici, anzi magari l'ultimo che non abbiamo provato, conoscenti, che succede? Ta-da-dan. Zio, chiamami prima la visualizzazione, se no son vuoto, non ci poteva leggere cose di conoscenti. Ovviamente devo chiamargli una visualizzazione di tipo conoscenti, ma a sto punto devo anche avere dei messaggi, dei contatti di tipo conoscenti. Quindi andiamogli a dare conoscenti e se facciamo partire, tararan, se io invece provo a chiamare la visualizzazione subito, ancora prima della ricezione, esploderà. Boom, non ci sono messaggi in sto buffer. Se chiamo la lettura ancora prima della visualizzazione, zio, chiamami prima la visualizzazione, se no sono vuoto. Ok, io direi adesso che come spiegazione tecnica dell'esame universitario possiamo fermarci qua, perché vorrei lasciare la parola al mio altro brother che ha fatto anche lui la correzione di questo esame universitario. Ci siamo messi entrambi a farla, uno in una stanza, uno nell'altra, sperando che a tutti i Code Brothers possa tornare utile questo confronto tra due diversi developers, ok? Lui programma da un po' più di anni di me, predilige certe cose, io invece faccio da un po' di meno, mi piace più concentrarmi su altre cose ancora nel codice, magari meno sulla struttura, ma più sulla lettura, lui più sulla struttura, sull'uso di certi elementi. Insomma, speriamo che questo confronto possa tornare utile. Ti chiedo solo di farmi sapere nei commenti se preferisci che magari facciamo una lezione unica con un unico magari esercizio super completo con qualunque cosa, o magari ne facciamo due, ok? Così si può confrontare lo stile diverso di due programmatori. Ovviamente questo richiederà sia più tempo, sia la lezione verrà più lunga. Quindi occhio, pensaci bene e faccelo sapere qua sotto nei commenti. A lui la parola adesso. Incredibile, finalmente sono riuscito a fare un video con mio fratello. E addirittura sono a traccia d'esame. Mica stiamo scherzando. Innanzitutto, ciao, sono Francesco. E oggi vedremo questa bellissima traccia. Premetto che andrò abbastanza veloce, quindi non mi fermerò molto sui dettagli, dato che Michi ne ha già parlato estensivamente. Se dovessi essere troppo veloce, dato che è possibile che prossime tracce d'esame in futuro le faremo magari entrambi, quindi Michi inizierà a parlare di come l'ha fatta lui e poi ci sarò anch'io a parlare di come l'ho fatta. Se preferite che entrambi andiamo abbastanza nel dettaglio e che non dia troppe cose per scontato, magari faccelo sapere, così cercherò di andare un po' più piano. Per questa volta andrò abbastanza in modalità Speedy Gonzales. Quindi bando alle ciance e iniziamo. Allora, innanzitutto, la traccia d'esame diceva di implementare le due strutture dati, visualizzazione e ricezione, all'interno della classe app, quindi così ho fatto. Tuttavia, ti dirò, io le avrei fatte in classe a parte, però diciamo per questa volta l'ho fatta così. Andrò abbastanza velocemente a dire che instance field ho messo in ogni classe e poi parlerò dei metodi seguendo il flusso logico di come vengono invocati. Quindi, visualizzazione. In visualizzazione ho messo tre instance field, comparator, buffer, byte e threshold. Comparator l'ho fatto static e final, perché tanto il modo con cui comparerò questi messaggi sarà identico per tutte le istanze di visualizzazione, non è che una visualizzazione compare in un modo e un'altra visualizzazione compare in un altro. Quindi l'ho fatta statica, così condivisa, e final perché tanto non la dovrò riassegnare. Buffer byte è una struttura, come aveva fatto anche mio fratello, dove per tipo di contatto mi tengo per esempio una queue di tutti i messaggi che poi printerò a schermo, e poi threshold, che anche se non lo richiedeva il testo d'esame, praticamente ho voluto rendere la classe un pochetto più flessibile, quindi non hardcodare nel codice, ok, al massimo saranno tre i messaggi che potranno essere mostrati per tipo a schermo, ma magari un giorno posso decidere, sono 5, 10, 20, quello che sarà. Quindi questo limite lo specifico in costruzione passando un valore a threshold. Ora saltiamo velocemente i metodi e partiamo a parlare di ricezione. In ricezione che instance field ho fatto è visualizzazione, quindi ho una reference variable che si referenzia appunto a un'istanza di visualizzazione e buffer dove tengo tutti i messaggi.
Però già qui vediamo qualcosa. Type aware message. Ma cos'è type aware message? Type aware message è una cosetta che mi sono fatto io, un piccolo record, che praticamente mi aiuta a tenere traccia ogni messaggio di che tipo di contatto, si riferisce. Miki l'ha fatto con una mappa, che va benissimo, dove praticamente nella mappa ha detto ok, per questo tipo di messaggio o per questo tipo di contatto ho tutti questi messaggi. Io invece preferisco lavorare con strutture un po' più piatte che con la mappa, e quindi mi sono detto, ma invece che avrei una mappa di tipo contatto, lista di messaggi di quel tipo contatto, non è più facile lavorare con una lista piatta di messaggi che sanno per questo tipo, messaggio che so per questo tipo, messaggio che so per un tipo, a me piace di più. E quindi ho fatto un piccolo record che ho chiamato type aware message, quindi un messaggio che conosce il suo tipo, che ritiene il messaggio e il tipo. E quindi l'ho potuta fare come una DQ, dove inserisco qua dentro i messaggi. Ora andiamo a parlare dei vari metodi. Quindi il primo è ricezione. Il metodo di ricezione prenderà in input il messaggio e il contatto. E controllerò con un self equal se il mittente del messaggio e l'email del contatto matchano, perché se no c'è qualcosa che non quadra, e se qualcosa non quadra tira una illegal argument. Invece se è tutto a posto, allora nel buffer inizio a memorizzarmi questo record, i type aware message. Da notare comunque che anche se sto usando questa cosa, e quindi uno potrebbe dire ho capito, però il testo d'esame diceva che devo lavorare con i messaggi, invece tu stai lavorando con i type aware message. Sì, ma è un dettaglio implementativo, nel senso che il main che ho scritto, che praticamente ho copiato e incollato quello di mio fratello e modificato due robe, tipo mi sono messo il threshold eccetera eccetera, come vedete parla di contatti e messaggi e invoca soltanto con messaggi e contatti. Quindi dall'esterno, quando chiami questa API di ricezione, non hai la più pallida idea che dentro esistono questi type aware message. Se chiamassi direttamente la struttura visualizzazione, in realtà lo vedresti, ma in questo esercizio fai tutto tramite ricezione. Quindi direi che ci sta, perché non stai rompendo l'API. Quindi insomma, difatti anche quando qua ricevi il messaggio, un contatto, poi non lo sai che dentro lui lo memorizza come type aware message. Ok, invece visualizzazione. Visualizzazione aveva il compito di trasferire questo buffer dei messaggi che stanno qua dentro all'interno della struttura di visualizzazione, in modo tale che poi possano venire stampati. Quindi cosa faccio? Consegno questo buffer a visualizzazione e poi sarà lei che ha la responsabilità di capire quanti prenderne, dove memorizzarli, eccetera, eccetera. Quindi vediamo cosa fa il buffer. Ok, se la size è 0, allora il buffer è vuoto. Cosa dovrei prendere? Non si sa, e quindi mi faccio esplodere. Se invece il buffer non è uguale a 0, allora per ogni elemento lo poppo via, quindi lo rimuovo dal buffer di partenza, e lo passo al leggimessaggio. Leggimessaggio è un metodo privato che mi sono fatto per utility, che usa questi type aware message per fare tutto quello che deve fare, quindi trasferirlo nella struttura corretta. Come lo faccio? Chiedo al type aware message, vedete che comodo, di che tipo sei? Perfetto, ora userò questo tipo per prendere la queue collegata a te, perché ricordiamoci, sto buffer by type è una mappa che collega il tipo di messaggio alla queue che tiene messaggi di quel tipo. Quindi ottengo la queue collegata a questo tipo di contatto. Se la queue non esiste, me la faccio computare al volo. Come vedete, utilizziamo il comparatore, quello che avevo definito come static final prima, perché tanto sempre quello è, e crea una priority queue di quel tipo. Una volta che ottengo questa queue, mi chiedo, ma non è che magari dentro c'è già più messaggi di quello che è il massimo consentito? Se sono arrivato già a tappo, allora ti dico, sei già arrivato al massimo. Al momento il limite l'abbiamo messo a te, però ripeto, è configurabile. Se invece non abbiamo superato il massimo, allora lo aggiungo alla queue collegata a questo tipo di contatto. E come vedete, aggiungo solo il messaggio. Difatti la queue non ha la più pallida idea che esistano questi type aware che io mi sono utilizzato per semplificarmi la vita, ma sa soltanto che ci sono messaggi e che ci sono tipi di contatto. Ok, quindi così l'abbiamo trasferito nel buffer. E ultima cosa, lettura. Lettura cosa chiede a visualizzazione? Beh, in base al tipo di contatto stampa i messaggi. Come lo fa? Idem come prima. Cerco la queue collegata a questo tipo di contatto, se non c'è la computo. Se è vuota non va bene, mi faccio esplodere. Se invece non è vuota, allora mi ciclo fino a tutta la lunghezza della queue, quindi su tutti gli elementi della queue, li trasformo con questo metodo che si chiama map to object
nel contenuto, quindi praticamente trasformo queste cose qua che sono degli interi, ok? Ogni intero lo trasformo nel contenuto che aveva la queue, e quindi mi faccio dare l'elemento e lo rimuovo dalla sua head, quindi da quello con la più alta priorità secondo questo comparator, e poi per ogni elemento lo stampo. Quindi sì, that's it, fondamentalmente questa è la cosa che ho fatto. Piccole note, anche sì, se hanno l'importanza che hanno magari al fine di questo esercizio, ma dato che le classi visualizzazione e ricezione non voglio che vengano ereditate, in generale sulle classi cerco sempre di mettere il final per indicare: guarda che questa classe io non mi aspetto nel mio codice che venga ereditata, quindi ti metto final. È un qualcosa che comunque nella tua vita di sviluppatore probabilmente non vedrai granché tante volte, perché è un po' verboso ogni volta che definisco una classe te la faccio final, no? Inoltre può avere anche problemi su certi framework che magari si aspettano che la tua classe sia estendibile, perché magari devono fare delle cose con dei proxy, cglib, java assist, insomma cose che vedrai in un futuro. Tuttavia, non so, almeno nel contesto di questo esercizio non mi dispiaceva indicare che fossero final. Poi altre cose che magari avrei notato che ho fatto è che quando ho definito queste variabili locali e le ho definite col var, perché tanto è abbastanza ovvio quale fosse il tipo e quindi non l'ho definito. Di solito lo faccio, ma ho detto perché no. Ultima cosa che non credo l'hai mai visto sono le sim class. Nel contesto di questo esercizio non serviva magari anche, devo dire, però giusto per mettere qualche chicca nuova, per parlare di qualche argomento che tratteremo in futuro, persona è la superclasse di contatto. Praticamente adesso in Java è possibile definire per una superclasse quali sono le classi che la estendono. Questo viola l'incapsulamento, ma in alcuni casi può essere molto utile. Comunque in questo caso semplicemente da persona puoi creare contatto. Contatto estende persona, ma non può essere esteso ulteriormente. Quindi direi che io ho fatto questa breve sintesi di come l'ho fatto. Facci sapere se questo approccio ti piace e ciao!